sporco, sconveniente, irritante, incazzato, magari qualche risata, ma senza peli sulla lingua, se per quello anche in testa. Mi sono messo via, come una cosa vecchia e inutile. Chiuso qui dentro, non vedo, non sento, ma parlo. Benvenuti a Sporco, il vlog inutile. Parliamo di Sanremo? Parliamo di Sanremo. Io credo di aver capito quale sia la carta vincente del Festival di Sanremo. È il fatto che ognuno possa farsi il suo festival. Da domani avremo le home dei nostri social intasate di commenti sul festival. Commenti compulsivi su tutti. Fiorello, Amadeus, gli ospiti, cantanti, la regia. E poi ci sono quelli che commentano su Twitter minuto per minuto, convinti di fare uno show nello show. Anche i miei colleghi più trasgressivi alla fine sono saliti su questo carrozzone. Ci sto salendo anch'io. Che è un carrozzone geniale, va detto. Un carrozzone che ha il potere di dare visibilità, vera o presunta, poco importa, pressoché a chiunque. Il festival lo guardi anche se non lo guardi, ne parli anche se non l'hai visto. È la sua grande forza. È un po' come il Natale. Tutti a dire che è una festa commerciale, che vorrebbero andare via dal 23 dicembre al 7 gennaio, e poi sono lì a postare foto di alberi, presepi e cibo. Il festival riesce a farsi guardare nonostante sia un programma mediocre, con cantanti mediocri, presentatori mediocri, ospiti mediocri. Mediocre non è un insulto, vuol dire che sta nella media. E allora? E allora hanno ragione loro, hanno vinto loro. Ma loro chi? Quelli che producono e riescono a far guardare trasmissioni di un livello bassissimo, scritte male e realizzate peggio, che sono talmente brutte che alle volte stai lì a guardarle per vedere quanto possono ancora scendere di livello. Hanno capito che la merda vende tanto quanto l'eccellenza, ma la merda coinvolge molta più gente, perché in qualche modo tutti sentono di poter partecipare, mentre l'eccellenza è appunto eccellenza e ha bisogno di talento e lavoro. È la vittoria del medio, dei cooking show fatti da gente che non sa cucinare, di chi va in tele e diventa famoso perché ha risposto con arroganza e ignoranza a una domanda. Covid. Di chi ci va perché ha ripreso moglie e amante davanti all'albergo col telefono. E allora avanti, anche noi comici. Viva, viva la comicità innocua, quella fatta di donne che non sanno parcheggiare, di uomini con la canottiera sporca di sugo, di scopate da 3 secondi, di cazzi piccoli, vacanze idiote, figli impossibili, ristoranti, mobilifici e tutto quello in cui la grande maggioranza possa riconoscersi. Mediocrità. Fricantoni, quanto ci manchi, diceva: non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti, ormai siamo andati oltre, bisogna vergognarsene. Parlando di comici, io sinceramente non so che tipo di comico sono e non so neanche in quale fase della mia vita da comico mi trovi esattamente. Eh sì, perché ci sono le fasi della vita di un comico. Giovane promessa, fa riderissimo, ce ne sono mille, ha stancato, si crede sto cazzo, maestro, comico vecchio, e l'ultima, insegna agli angeli come si fa a far ridere. Piccolo disclaimer, sono online di lunedì, ma ho registrato venerdì, quindi ancora non so com'è andata l'elezione del Presidente della Repubblica. La cosa che sappiamo ad oggi è che dal centro-sinistra non è arrivato nessun nome. Una donna, e il nome di questa donna non viene fuori. Ma non è che la PDPD vuol dire patriarcato? Patriarcato democratico. Che è un nome della Madonna per un partito, eh? Sì, vabbè, Raco, però adesso anche con le donne ci rompi il cazzo. E sono fatto così. Sì, ma che ti frega, ad esempio, dei diritti dei froci? Non sarei mica uno di loro, dopo 2 mogli e 2 figli. E magari una copertura. Quindi, secondo te, io avrei vissuto con 2 donne incinte, assistito a 2 parti, pannolini, pasta di fissato, aspiracaccole, tutine, asili, scuola, compiti, pianti, incazzature, liti, tutto per copertura. Ma tu, ad esempio, hai mai cambiato un pannolino pieno di merda? Io sì. E in quei momenti avrei tanto voluto che mi fosse piaciuto il cazzo. Dalla che ormai ho quasi 50 anni e di certe cose non me ne frega più niente. L'altro giorno leggevo un articolo sulla qualità della vita sessuale. Ma quale? A me basterebbe avere una qualità della vita. No, aspetta. A me basterebbe avere una vita. La mia vita sessuale si può riassumere in questo piccolo episodio. Ho trovato l'unico centro massaggi cinese dove fanno veramente i massaggi. Mettete un like, iscrivetevi al canale e condividete. Siate stronzi e siate sporchi. Ci vediamo la prossima settimana. Come ben sapete, io ogni tanto di qui esco per andare a fare gli spettacoli. È l'unica cosa che mi viene benino. E quindi ecco i prossimi appuntamenti. 18 febbraio, Teatro Jolly, Castel San Pietro Terme. 19 febbraio, Medicina, Sala del Suffragio. Sono quello sul palco. Sporco.